Samatene, stiamo riprendendo, siamo al Partenone dove i greci, guardate che vedute, qui questo non è niente, eh. Stiamo vedendo qui tutto sto, tutti questi blocchi, questi non pesano 2,5 tonnellate, non pesano 2,5 tonnellate, capito raga? Allora, vedete gli obelischi? Tanti se pensano che gli obelischi vanno messi tutti insieme, tutti tirati su, invece sono tutti pezzi ragazzi, tutti pezzi, non esistono obelischi da sana pianta che tu prendi, vedete, blocca la porta, tutto un blocco e metto, blocco e metto. Quelli che vi dicono che gli obelischi sono tutti interi, cazzate, non date retta, tutte stronzate. Adesso arriviamo proprio in cima, eccolo qua, aspettate. Allora ragazzi, questo è il Partenone di Atene, cioè questo era quello del padre e questo è il Partenino del figlio, cioè capito, padre e figlio. Adesso arriviamo fino a sun cima, ancora un altro po' dobbiamo fare e poi guardate che razza di veduta che c'è qua sopra. C'è uno ma cammina, va, è uno spettacolo qua. Però la gente, c'è una cifra di gente, raga, un botto di gente. Allora ragazzi, guardate qui, tutta Atene si vede dall'alto del Partenone, si vede Atene, come ho detto là c'è il Partenino, Parteninone e Partenino. Allora, cioè qui loro avevano una veduta pazzesca, guardate che roba, tutta Atene, 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 comunque grande Atene, raga, Atene, tutta Atene, questa che vedete intorno intorno, tutta Atene, c'è una figata. Che c'è? Ah, quello sarà il tempio del pollo, sarà un tempio del pollo, sì, sicuramente un tempio del pollo, credo, no? Aspetta un po'. Allontaniamo, non è troppo, vedete? C'è una cifra. Sì, sì, famose foto. Aspetta. Ok. Vi faccio vedere ancora meglio, raga, perché qui veramente è pazzesca la veduta. Laggiù c'è il mare, poi da là ci stanno tutte le isole, quelle che abbiamo fatto ieri, una parte, pochissime, 3 isole abbiamo fatto. Questa è tutta Atene. Vedete? Cioè, comunque è grande Atene, eh? Diciamo che c'ha gli abitanti di Roma, forse un po' di più, più abitanti di Roma c'è Atene. Io ho visto scritto così, 3 milioni e 6, 3 milioni e 7. Ah, posso stare? No, non se no, io sono leggero, peso poco. Peso poco. Insomma, niente ragazzi, bel posto, poi da là è una... pensate che dominio che c'avevano da qua su. Cioè noi parliamo dei 7 colli di Roma, ma qui stiamo su un collone, su un collone proprio, stiamo qui, stiamo almeno un 250-300 metri di altezza, stiamo. Quindi cioè, pensa che dominio che aveva su tutta la città qua. Dai, è Piero Angelo. Ah, Piero Angelo un cazzo. Poi guardate i blocchi ragazzi, faccio dei blocchi. Cioè questi sono blocchi, non so come quelli egizi, eh. Questi non so come blocchi egizi, eh. Perciò, e poi i greci sono venuti, come dico, molto tempo dopo degli egizi, eh. Molto tempo dopo, perciò, e loro pensare che migliaia e migliaia di anni fa si incollavano qui i blocchi, ma come ho detto ieri, come ho fatto vedere a barca, cioè ma di che stiamo a parlare? Ma che sono pazzi, non esiste proprio. Comunque noi abbiamo un Partenone in Italia, Agrigento, che è come questo qua, capito raga? Infatti mi sa, all'epoca la Sicilia era apparteneva ai Greci, non mi sbaglio. No, però era mischiata. Vicino, era mischiata con i Greci, insomma. Perché i Greci sono nati un poco prima di Roma, giusto? Però comunque stanno là, più o meno, stanno là. Capito? Diciamo Roma inizia 700-800 anni prima di Cristo, Roma parte, però da Roma le remo e poi piano piano, però i greci sono nati un pochino prima e diciamo che già tecnologicamente i greci stavano più avanti dei romani, poi dopo noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, vaffanculo, ti ammazzo, capito?
Allora, guardate, raga, vi faccio vedere una cosa. Allora, guardate, per spostare i blocchi, guardate, qui c'hanno la gru. La gru, capito? Oggi abbiamo bisogno della tecnologia per spostare i blocchi. Vedete, quando ci stanno dei blocchi che non stanno, che non si tengono più, è normale che c'ho la gru. Anticamente facevano un mazzo come una scimmia, ma come ho detto, questi blocchi non saranno mai il peso. Che c'è? Non saranno mai il peso di... Che è successo? Di quegli egizi. Una guida che parla italiano. Noi abbiamo chiesto una guida che parla italiano, invece abbiamo detto che parlavano solo inglese. Ma parlo io parlo tutte le lingue del mondo. Allora, rifacciamo, qui stiamo, guardate, guardate che bello, guardate che bello, è bello che è stato lì, che tengono il Partenino. Andiamo un po' di là a vedere, andiamo di là a vedere, andiamo di là a vedere. Sì, aspetta. Immaginate questi per venire fino a quassù, che mazzo che se facevano, perché guardate tutta la strada qui era tutta, cioè all'inizio era tutta così, tutte rocce così, tutte sfasciate, tutte un casino. Pensa che bucio di culo che facevano questi qua. E allora vi faccio vedere un'altra cosa, vedete ragazzi, cioè il Partenone sta proprio in cima a un cucuzzolo con tutta Atene intorno, cioè guardate un po', proprio Atene gli gira tutta intorno, cioè ma proprio grossa Atene, non pensavo che era così grande come città, cioè ancora dietro, guardate, guardate che roba, cioè una cosa mazza, non credevo fosse così grande. Io pensavo che era più piccola di Roma, ma comunque è tutta intorno, tutta città. Cioè guardate raga, cioè, guardate che roba, cioè incredibile, oh. Cioè tutta intorno a Atene sta questo coso sta, cioè guardate che veduta. Sarà in linea d'aria, saranno almeno una ventina di chilometri forse da una parte all'altra da Atene, pure 30, proprio grande. Poi quello che cucuzzolo è, questo è un cucuzzolo della montagna, non lo so lì che c'è, c'è stata un'altra cosa che adoperavano i greci, cioè però veramente è una cosa, cioè incredibile, e qui dominavano tutta la città con sta crocco. Ma comunque ragazzi, per il momento mi fermo con il video, caricherò questo, che questa è una cosa veramente bella, e poi una giornata stupenda, sono le 11 e già fa un caldo della Madonna. Ok, ciao raga, ci vediamo al prossimo video.